lavoro molto innovativo, anche bello da vedere, devo dire, e mi ha fatto molto piacere venire a vederlo perché in pochissimo tempo il Comune è riuscito a realizzare un'opera non semplicissima, e quando si stanziano soldi pubblici è sempre bene, insomma, accertarsi di come vengono spesi, e quando vengono spesi con questa capacità e con questa velocità siamo anche più disposti poi a finanziare i lotti successivi. Infatti il sindaco ha immediatamente rilanciato e ci ha già proposto di finanziare il secondo e il terzo lotto, portando a casa una disponibilità, perché oggettivamente questo comune è davvero molto capace. Ecco, questi sono investimenti sulla messa in sicurezza del territorio. Si può dire che prevenire è meglio che poi curare? Qui a Faela prima di questi lavori c'erano stati invece allagamenti, c'erano stati danni. Assolutamente. Prevenire oggi vuol dire anche combattere i cambiamenti climatici. La regione è molto impegnata su questo fronte, stiamo facendo il nostro piano per la transizione ecologica, che prevederà anche il piano per la transizione energetica, che avrà un impatto molto forte sui nostri territori, e quindi lo faremo anche condividendo tutti i passaggi con la popolazione. E oltre a prevenire, però, spesso è necessario anche curare, che vuol dire anche aumentare la resilienza, o cioè la capacità di adattamento di un territorio, perché se anche oggi riuscissimo ad azzerare il cambiamento climatico, quindi a portare giù di un colpo solo la soglia del grado e mezzo, due gradi verso i quali stiamo andando, servirebbero 30 anni per tornare a una situazione di normalità. Quindi il problema non sarà domani, ma è già oggi, e noi dobbiamo imparare a gestirlo e ad adattarci.